Allora siamo qui al campo di calciotto del Fondicalcio, una delle strutture, una della struttura che chiaramente meriterebbe una sistemata in generale. Abbiamo uno degli esperti di questa squadra del Fondicalcio che sta andando bene, Fernando Ritrocchio, tutti lo conoscete per il passato in varie squadre della zona, adesso si è assestato nella sua Fondi, vediamo come procede quest'anno. Come vedi quest'anno la stagione? Mi sembra che siete partiti bene, siete partiti male anzi, e poi pian piano vi siete ripresi, no? Innanzitutto buonasera. Siamo partiti male più che altro mentalmente, però ce lo aspettavamo, nel senso la società quest'anno ha formato una squadra molto giovane con esperti tra virgolette, che poi così grossi non siamo. E niente, il girone d'andata abbiamo pagato in diverse situazioni diciamo l'inesperienza, perché comunque dove siamo andati, in qualsiasi partita che abbiamo disputato ci hanno fatto i complimenti per il bel gioco, però ovviamente c'erano errori individuali, momenti della partita dove la squadra si spegneva letteralmente e si perdevano punti, cioè 10 minuti eravamo in grado di prendere 2-3 gol come eravamo in grado di farne 2-3, e questo a mio avviso è stato proprio la mancanza di esperienza. Forse noi grandi potevamo dare qualcosa in più il girone d'andata affinché i giovani dessero loro stessi qualcosa in più. Però come si ci poteva aspettare, il progetto era diciamo a lunga scadenza. E infatti adesso stiamo raccogliendo i frutti perché comunque abbiamo giovani importanti che adesso hanno capito finalmente che campionato stiamo disputando, dove poca tecnica forse, ma più cazzimma ci vuole per vincere le partite. E adesso sì, siamo una squadra che gioca alla grande. Mercoledì nell'ultima partita. Domenica l'altra che chiaramente è stata rinviata e quindi sì, giocata abbiamo prima recuperata della giornata ieri e hanno fatto in tempo, diciamo così. Ci eravamo detti tra di noi che comunque sarebbe stata una finale. E dal primo minuto abbiamo fatto pressing alto, cioè l'approccio alla partita è stato fantastico. Abbiamo dominato 90 minuti una squadra che comunque una squadra esperta, una squadra che prima della partita aveva 6-7 punti più di noi e che comunque giocava con una tranquillità maggiore, e invece è stato un approccio fantastico. Quindi c'era la crescita della squadra. Abbiamo strameritato, abbiamo giocato un grande calcio. In effetti, sì. Adesso c'è più. Adesso sembra di vivere in un'oasi felice, insomma. Ci gira tutto bene, giochiamo bene, ci difendiamo bene di squadra, siamo un gruppo abbastanza coeso, diamo tutto negli allenamenti la domenica, e adesso mancano queste ultime partite dove vogliamo chiudere subito il discorso salvezza. Anche perché la classifica è abbastanza strana, quindi basta perdere qualche gara, sì, e si trova nei play-out, insomma. Esatto, adesso abbiamo altre due finali. Domenica scontro diretto a Itri fuori casa, e tra due domeniche ancora più importante il Sonnino in casa. Adesso due partite dove possiamo ritornare lì sotto, come possiamo metterci comodi, diciamo, comodi sul divano e giocare le ultime quattro con una tranquillità maggiore. Si passa dalla play-out addirittura ai play-off, chiaramente facendo risultati. Sì, chiedere adesso un giudizio su questa gara appunto di domenica con la Man City, partita per fare grandi cose, ma si è dovuto rivenzionare durante la stagione un tecnico navigato anche come Davide De Filippis, che comunque non è riuscito appunto a fare quello che si prospettava, insomma. Sì, loro hanno un allenatore esperto che, a parte che ha giocato tantissimo, poi ha allenato anche diverse squadre facendo molto bene, vincendo addirittura mi sembra un campionato di prima categoria e sfiorando il colpaccio in promozione con il Monte San Biagio, e lui ci conosce, quindi sappiamo che sta già preparando la partita, però ecco, a mio modo di vedere sarà una partita alla pari, perché io conosco la mia squadra e conosco anche Manzitri, diversi calciatori che sono molto 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 validi,
però si va a testa alta, dai, si può fare bene anche domenica, secondo me. Chiudiamo, sei passato dai campionati, diciamo, importanti, Eccellenza, Mistral, Gaeta, altre squadre della zona, in prima categoria. È stata una scelta di vita oppure la convinzione da parte della società che ti ha prospettato un progetto, diciamo così, interessante? Diciamo che io sono partito a Fondi. E... quindi la tua città, insomma. Sì, avevo diverse soluzioni inizio anno, però poi la chiamata del mister non ci ho pensato due volte. Torno a casa, cioè, due minuti da casa, con una squadra comunque che a mio modo di vedere era valida sin dal primo giorno. Poi abbiamo pagato i primi tempi, però adesso ho ragione, cioè, ho avuto ragione. Come si comporta il mister che conosci bene? Il mister ci lascia al pregio di lasciarci tranquilli. Non ci ha mai trasmesso tensione o ansia o cose varie. Il mister comunque ha le prime armi, però a mio modo di vedere ci lascia tranquilli. Infatti si vede, la domenica entriamo in campo abbastanza spensierati. Nel bene o nel male non ci ha mai trasmesso ansia o anzi. È tutto il contrario, è anche molto valido tatticamente, perché 2-3 anni l'ho avuto già e può fare una buona carriera a mio modo di vedere. Glielo auguro, insomma. Sì, glielo auguro ovviamente. Siamo amici anche fuori dal campo da diversi anni, quindi. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Eccoci con un altro giovane del Fondicalcio, Luca Parrisella, 2001, quindi un altro giocatore che merita la menzione, perché comunque questa squadra si sta facendo valere. Parliamo un attimo della gara vinta mercoledì scorso, mi sembra che avete giocato bene e la squadra avversaria ha fatto poco e niente per darvi fastidio. Sì, sicuramente il primo tempo abbiamo giocato meglio, dove diciamo abbiamo messo sotto gli avversari e il secondo tempo abbiamo gestito il risultato. Sicuramente. Allora, come si comporta il mister che avete quest'anno rispetto al passato? Tu l'anno scorso dove stavi? Io stavo fino a novembre, sono stato a Itri, quindi in Eccellenza, e poi per vari motivi sono venuto a Fondi. Niente, il mister l'ho conosciuto quest'anno e comunque me ne hanno parlato sempre bene. Non lo conoscevo come mister, però come persona, quindi mi ci sono trovato bene subito. Non vi crea problemi? No, assolutamente. Parliamo del prossimo match, che comunque non è facile, anche perché si trova un mister ex Davide De Filippi, che stava a Fondi in passato, sì. È un allenatore sicuramente tonico, diciamo così. Sì, sicuramente è una buona squadra, che all'andata ci ha messo in difficoltà. Il mister non lo conosco, perché l'anno scorso, come ho detto prima, non stavo qua, quindi non so come allena e non lo conosco bene, però sappiamo che la squadra è forte e quindi... niente, dobbiamo giocare come sappiamo, siamo giovani, quindi perché ho un po' di inesperienza, però tatticamente e tecnicamente siamo una buona squadra. Anzi, come ti trovi con il gruppo di ragazzi? Anche bene. Perché mi sembra che mercoledì c'è stato anche un altro esperto che ha giocato con voi, Luca Di Fazzi, no? Sì, vabbè, il gruppo siamo tutti amici, alla fine siamo tutti ragazzi di Fondi, quindi ci conosciamo tutti, sia dentro che fuori dal campo, e niente, ci divertiamo. Ci divertiamo per adesso, che chiaramente la squadra si sta, penso, un paio di giornate e potrà festeggiare la salvezza, no? Speriamo, ancora non è niente di certo, però speriamo anche, come ha detto prima, con l'aiuto di Luca e dei più grandi di salvarci il prima possibile e poi divertirci fino alla fine, visto che mancano ancora un po' di partite. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi. Andiamo avanti un altro, Cristiano Rosati, un altro giocatore di questo Fondicalcio che adesso gioca bene e fa risultati e quindi merita la vetrina che sta avendo. Mi sembra che tutto sta andando per il verso giusto, ma ancora non è fatto. No, ancora è lunga, mancano 6 partite, saranno 6 finali. Noi abbiamo iniziato con dei giovani che hanno fatto un salto di 2 categorie, quindi abbiamo iniziato un po' a rilento. Adesso abbiamo capito più o meno il mister come ci vuole far giocare e stiamo avendo risultati. Rispetto all'anno scorso, che differenze ci sono? Di squadra o di... Di squadra. L'anno scorso era una squadra più esperta, c'erano più grandi, quindi il gioco lo conoscevamo. Quest'anno, facendo il salto, 2 salti di categoria, comunque i giovani all'inizio giustamente sono andati un po' in difficoltà, però poi
hanno seguito bene il mister e adesso si stanno vedendo i risultati. Anche perché è un campionato, diciamo, non lo sappiamo tutto, non tecnico, quindi sì, bisogna, sì, diciamo, come ha detto prima, di trocchio, mettere un po' di cazzimma, insomma. Sì, un po' di cattiveria che ci mancava all'inizio, ma adesso la stiamo mettendo e è bene così. Parliamo della gara brevemente di mercoledì, partita chiusa, diciamo così, per vostra bravura, gli avversari sono sembrati poca cosa, insomma. No, mercoledì era una partita da 3 punti importantissimi e lo sapevamo bene, infatti in settimana l'abbiamo preparata alla grande e domenica e mercoledì l'abbiamo messo subito in campo tutto il lavoro della settimana, anzi abbiamo avuto 10 giorni in più perché la partita è stata rinviata e quindi abbiamo avuto più tempo per prepararla e domenica dal primo minuto all'ultimo minuto non abbiamo regalato niente e volendo si poteva chiudere anche prima la partita, però va bene così, l'importante è continuare di questo passo. Non mi sembra che in altre squadre del girone ci siano 2005 che giocano in prima squadra, no? No, noi abbiamo tanti 2003, 2004, 2001 e mercoledì hanno fatto l'esordio anche 3 2005, di cui uno ha anche segnato. Ma questa è la società, è un progetto della società che a me piace tanto e tra qualche anno si vedranno tanti risultati. Il problema è sistemare un po' queste strutture. Il problema. Però... Parliamo del prossimo turno, mi sembra che la gara non è facilissima, però insomma si può giocare, no? Domenica un'altra finale, l'allenatore loro lo conosciamo bene, più di qualcuno di noi, conosciamo anche i giocatori degli avversari e quindi dobbiamo preparare meglio anche questa, anche perché loro ce la metteranno tutto per prendersi i punti, ma noi ci faremo trovare pronti e daremo tutto fino alla fine. Anche perché il Fondicalcio sta tutelando il progetto, l'obiettivo che si era prefissato, l'Itri forse aveva altre volontà, diciamo così, all'inizio della stagione puntavano alla vittoria, invece si sono un po' attardati. Sono partiti abbastanza bene, ma loro è una squadra più esperta rispetto a noi, infatti... peccato che noi siamo usciti troppo tardi perché potevamo fare molto di più, però meglio tardi che mai. La classifica ancora deve essere definita, insomma. La classifica ancora ci sono 18 punti a disposizione, ancora possiamo. Tutto può succedere. No. Certo. In bocca al lupo. Crepi. Parliamo adesso con Salvatore Iannicelli, altro giocatore, altro prodotto di questo Fondicalcio. In primis ti chiedo da dove sei venuto l'anno scorso, dove stavi? Guarda, sono stato fermo 1 anno e mezzo calcisticamente per problemi fisici e da quest'anno ho preso l'avventura al Fondi. Quindi inizio campionato, sì, sono stato fermo gli anni precedenti. Quindi ti ha recuperato il tecnico Parisi, insomma? Sì, mi ha recuperato il tecnico Parisi. Come l'hai visto, come lo vedi come tecnico? Molto in gamba, sa quello che fa, sprona noi giocatori, ci fa sentire tutti come figli e è uno dei migliori mister che abbia mai avuto. A livello di campionato, come partiti, diciamo così, è così, il Fondicalcio, partiti... chiaramente essendo squadra giovane, quindi ha avuto un po' di tempo per adattarsi a questo campionato meno tecnico e più tosto, diciamo così. Sì, queste categorie sono abbastanza dure e noi siamo molto una squadra giovane. Abbiamo parecchi ragazzi 2003, 2004, pure 2005, però anche a loro serve per lezione, per crescere e fare questi campionati è molto importante. La squadra che si fa rispettare più in casa che fuori, bisogna trovare il modo anche di farlo anche fuori casa. In casa è come se tutti un po' noi ci sentiamo un po' al sicuro e riusciamo a giocare meglio, fuori casa è come se abbiamo quell'ansia della prestazione, l'ansia della domenica fuori casa, il campo, sono tanti i fattori che ci negativizzano. Però faremo il possibile per risolvere questi problemi. Certo. Però hai battuto una squadra come il Priverno raggiungendola in classifica 27 punti e non è poco. Abbiamo fatto una bellissima partita, siamo scesi in campo con cattiveria, agonismo, siamo partiti a palla dal primo minuto, cioè non abbiamo lasciato un centimetro a nessuno in campo. E sono molto contento della partita di domenica. Sì, mercoledì, anche perché tra l'altro poi mercoledì hanno giocato anche 2 2005, di cui una si è anche segnata, no? Ragazzino con molte qualità,
di origini cubane, lui 2005 viene dal campionato Elite se non mi sbaglio, e ci ha dato una grandissima mano anche lui, una leva giovane che ha saputo sfruttare il momento giusto ed è come hai visto ed è anche segnato. Per domenica a Itri si prospetta un'altra finale, credo, anche perché comunque bisogna fare i punti che servono per salvarsi. Domenica a Itri, da come la vedo io, è una battaglia, una guerra, e le guerre come al solito vanno vinte, quindi scenderemo in campo come siamo scesi mercoledì. D'accordo, in bocca al lupo, grazie. Grazie mille, grazie.